È perfetto. Non vuole. Mannaggia che. Skibidi top. Skibidi bop. Bop. Skibidi boss. Volevo dire, ragazzi. Eccola qui. La Skibidi boss su Teardown. Guardate che colosso che è. Insieme alla sua versione arachnopazza qui. Aliena mannaggia. E la Hydra Skibidi toilet. Oggi noi abbiamo tutto il team al completo da distruggere su Teardown, ragazzi. E partiamo subito. È la scelta giusta. Lui con le sue ruote prepotenti può arrivare dove gli altri non possono. Ma oggi noi abbiamo tre obiettivi, quindi non preoccupatevi, il vostro Lion di fiducia ha preparato delle segrete armi per uccidere il gruppo. Partiamo subito con quello centrale, ragazzi, adesso, e diamogli. Oh! Subappo! Come ti sei permesso? Come ti sei permesso? E io prendo il Carly in miniatura. Voglio vedere questo come riesci a prenderlo. Con la tua sgommata fotonica. Vediamo un attimo adesso. Beccati questo simpatico. Oh sì. Mi intrippo proprio nel cesso. Non te l'aspettavi, Mister Collo Lungo. Guarda là, Chicago dentro sto cesso. Guarda, guarda cosa ti faccio. Ti disegno una bella caccona così. Non te l'aspettavi, Una bella cagatona, Il craga cago cagatoa, No, è inutile che fai così con gli occhi, non hai capito niente. Lui pensa di impressionarci, ragazzi. Non lasciamoglielo fare, ragazzi. Partiamo subito con qualcosa di ancora più grosso. Il mega macchinone, questo dello zio Tommas. Tommas che è quello lì che porta via le macchine. Quando parcheggi in sosta vietata arriva zio Tommas e ti ciula la macchina. Ma noi il camioncino lo zio Tommas non glielo guidiamo contro. No, no, ragazzi, noi glielo scaglieremo contro a velocità smodabile. Te, proprio pazzesca. Come faremo a fare questo, voi mi domanderete. Ve lo faccio vedere io. Prenderemo il nostro meraviglioso fucile Physic pazzo e con grande delicatezza, perché non dobbiamo fare. Aspetta, no, 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 bisogna prenderlo meglio. Da qua, bra. Così, con una delicatezza, ragazzi, proprio assurda, perché non dobbiamo sperdere tutte le vetture, capite? Bravo, così, proprio. No, se n'è caduta una, vabbè, ma è solo una. Ecco, ne stanno cadendo un po' di più. Vabbè, e vai! Poteva andare meglio, ma non vi preoccupate, posso fare di più. Molto di più, molto di più. Con l'aereo, voglio vedere adesso. Voglio vedere adesso. Beccatelo un po'. Sfogati, sfogati. Fai così come ti pare a te. Fai così come ti pare a te. Tanto chi è che è tutto scassato? Chi è che è tutto scassato? Io? Non credo proprio. Tu sei tutto scassato. Che non hai più il naso. Respiri male? Aiuta zio Lion, dottor Lion. Rinoplastica. Beccati questo. Nel cesso. Su questi bei capelli, belli capelli, belli capelli. E poi nel cesso abbiamo bucato noi. Nello sciacquone. Ma questo sciacquone lo vogliamo lasciare così, tutto intatto, così com'è adesso? Ma non mi sembra il caso. Facciamoci venire gli alieni, amici nostri, va? Che non ne rubano un pochino. Magari non hanno la tecnologia del bagno, gli alieni la fanno in terra. Tutto il loro pianeta tutto cagato. Come possiamo permettere noi una cosa del genere? Non possiamo. Grandi, portatevelo via. Grazie, vi richiamo subito, che tanto c'è ancora da lavorare. Molto gentili. C'è ancora da lavorare perché c'è questa bella cucuzza, questi bei pelotti, mi piace molto, eh. E certo, noi abbiamo tante armi, sarebbe magari uno spreco usare sempre la stessa, ma ci sono anche loro due, che aspettano. Pazienti, che bei denti. Che bei denti. Poi ci pensiamo, credo che stia andando. No, non va a fuoco, è un duro. Prendiamo qualcos'altro. Obiettivo finale, ragazzi, lo sapete già. Dobbiamo decapitarli tutti e tre. Non sarà facile perché li vedo belli duri, corposi, sono delle persone serie loro. Quindi per prendere qualcosa che possa fare questo mestiere, secondo me non possiamo scegliere di meglio che lei, la ruspa trattino basso truspa. Essa è indice di potenza e devastazione. È molto lenta, perché da quando ho cambiato computer, secondo me, mi sono dimenticato di mettere qualcosa che gli dava velocità. Ma vatti a ricordare, ormai la serie su Teardown la facciamo da un sacco di tempo. Chi si ricorda come si chiamava il boost di velocità per i veicoli? E voi vi direte, Lion, adesso come fai?
Ma don't worry, my friends, don't worry. Adesso io vi mostro propulsione in Russia super fast. Vi mostro io, ragazzi. Guardare voi, aspettare bene. Ci mettiamo pronti qui sul bordo. Poi ci diamo un paperone dietro. Vedete così? Un po' meglio, perfetto. Un po' di più? Perfetto. È perfetto così, raga. È perfetto. Non vuole. Mannaggia che te basta, maleghie! Scemo di me. Ma guarda Teo. Ma intanto io te lo tiro uguale, eh. Intanto tu, lui pensa che adesso ha fatto il lavoro, che mi ha scassato la ruspa truspa. Io non so se lo vedi, ma la truspa truspa ancora. Finché il vento truspa, c'è speranza nella battipaglia. Gli butto il dragone, eh. Pronti? 3, 2, 1, vai! Durissimo! Raga, ma state vedendo? Che cratere abbiamo creato nella sua conca! Mamma mia, pure nel cesso! Ma che spettacolo! Questo è il momento per cui si vive noi TR Downers. Ragazzi, guardate qua la goduria di vedere ciò. Mamma mia, che bello. Un'altra botta gliela diamo. Ma no, ma diamola a questi che stanno a guardare, poverini. Dicono, a noi, andate, ci meni a noi, fratello, ci siamo anche a noi. No, metti via quei lager, scemo. Ti dà fastidio che li ammazzo. E io te li ammazzo di più. Per il sozzozzo. Te bambarone! Mamma mia, questo Big Fagun Gun è veramente un devastamento atomico, eh. Uno pure là gliene buttiamo nel cesso. Non deve rimanere nulla. Mamma mia, che bellezza. Mi abbiamo pure scassato il cesso di quest'altro. Siamo meravigliosi, ragazzi. Ma come noi. Cioè, ormai abbiamo una capacità. Ma la schiva di toilet sarà infinifuga, eh? Chi lo può dire? Proviamo subito. Lo è. Beh, bello. Avete visto? Beh, buono a sapersi, eh. Il cesso è ignifugo. Non provate. Però parrebbe che fosse, che sia proprio così. Che abbiamo qui? Vediamo cosa possiamo prendere. Ma io lo so cosa possiamo prendere. Ma certo che lo so, ragazzi miei. Armando! Dov'è Armandino? È andato in vacanza Armandino. Non lo vedo più. Dov'è Armandino? Non c'è Armandino, però c'è Armandeus dalla Germania. Questo qui è Armandeus. Vedete, è più piccolo ma è più teccio. Duro, duro, duro. Allora forse è dalla Sardegna Armandeus. Armandusu, Gavino. Va bene, va bene, proviamolo. Mi sembra bello duro questo qua. Secondo me ha un impatto del tutto ragionevole. Lo manderei contro quelli lì. No, non c'hai abbastanza potenza nelle chiappe, Armandusu. Va bene. Ti preoccupi per questo, Armandusu? Non devi. Non devi. Ah, Armandusu. Ti disegno un cuore. Ah, così. Un cuore. Ah, sì, è proprio un cuore. Adesso ti aiuto io, Armandusu. Gavino, secondo. Ti ci butto io. Contro quello lì devi andare, eh. Pronto? Ti do una botta nel culo, va bene? 3, 2, 1, vai! Scazzozza. Ha sguinciato leggermente la schibi di toilet, però poteva andare molto meglio, ragazzi. Lo potevamo decapitare con questa botta fotonica, eh. Lo so. Questo forse esplode, eh. Sì. Sì. Ma l'autobus della scuola, chi se lo dimentica? Questo è il mezzo tipico di Teardown. Il solo e l'inimitabile. Il bus. Scuola! Vai, duro. Poco duro. Non duro. No. Non era abbastanza durezza. Non ho visto la durezza necessaria per fare un danno come si deve io, eh. Non l'ho vista, voi l'avete vista? Io non l'ho vista. Ma meno male che ci siamo noi a giungere l'aiuto del bus. E allora cosa facciamo con questa bellezza? Ma gliela tiriamo in tol muso, eh? 3, 2, 1. Vai! però, mica male. Un bel cratere, eh? Tra l'altro, se ci fate caso, manca poco, un pezzetto di qua, di guancia, e poi lui crollerà in mille versi. Direi di sfruttare subito questa potenzialità di distruzione, piazzandoci un paio di C4 tattiche, con un paio intendo abbondante. Ok, 3,
I conti alla rovescia su sta serie abbondano un po' troppo. Dovremmo contare diversamente per creare varietà. Subabow! La mamma di Alex. Nudi, nudi, nudi. Boh! Nudi, nudi, nudi è uno. Capito? È proprio quando ormai è su tutti nudi, non c'è più speranza. Ah, però, però i miei occhi di falco vedono che è caduto tutto il resto, ma la testa sopra è rimasta ancora appiccicata, però, eh. E questo qua non ci piace. Anche perché sta crollando tutto, capito? E il mio computer sento che, pur essendo nuovo, inizia a patirla questa cosa, capito? Lo possiamo capire, ci sono effettivamente molti pezzi che iniziano a franare. Quindi noi, a scanso di equivoci, sapete cosa facciamo? Giriamo e ce l'andiamo. Bene, evitiamo il problema. Lo lasciamo a qualcun altro questo problema, io non lo voglio. No, 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 io scappo via. Prendo invece... Oddio, però... A parte che c'è anche il Dominus, anche chiamato Minus, dipende come performa. Però io ci riandrei pure lì in mezzo. Cosa volete succeda? Cioè, no? A parte che abbiamo ancora uno lì integro, fin troppo, e secondo me quello va spaccato. Vai, Dominus! Dominalo, dominalo! Mi che schifo, hai fatto il minus. Hai fatto proprio il minus, fra. Che minus! Ti aiuto io, sì, però. Cioè, io non posso aiutare a tutti, eh. E almeno devi fare un po' tu, eh. Dominus, guarda, ti metto qua, ok? Bravo. Adesso io cosa faccio? Ti do la botta di dietro, ma il resto lo devi fare tu il lavoro, eh. Guarda, io miro, eh. Così dovrebbe essere giusto. Vai! Dovo! Che botta! Hai visto? Mi ha fatto saltare una cocuzza, eh. Ne ha altre due. Ne ha altre due, però quello che mi disturba di più, ragazzi, è questo. Buttiamoci un asteroide sopra, cioè, raga, non... ma anche due, cioè, dai, basta, non è possibile che lui ancora sta là. Sto scrivendo, e poi tira pure di laser, ma vai a quel paese, ma esplodi, Gavino! Schibi di Gavino, vai, 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 vai a marciare, eh? Distrutto, ragazzi, distrutto. Ora ci serve qualcosa, però, e vedo che qualcuno ha distrutto gran parte delle nostre auto, eh? Chi è stato a fare danno qui? Mm? Chi è imbecille che ha rotto tutto? Voi visto avete? Se voi visto avete chi ha rotto queste tutte auto, dite nei commenti chi è stato, nome e cognome. Ok, nome e cognome noi identifica, unisce, uccide. Attento con Nasone che ultima macchina che ci è rimasta è. Adesso gliela buttiamo ben bene sulla testa di destra. Dobbiamo mirare bene, eh? Secondo me... poco più a destra, forse così? Bisogna essere proprio duri, raga, così? Sì? Secondo me va bene. Ma che dite voi? Ma sì. Digli do di qua, proprio sul cocuzzolo della montagna. Vai! No, non andava bene. Di qua devo dare. Vai! È stato un errore mio. Questo me lo devo prendere. Però ha fatto un po', Ma anche sì. Lui sarà ignifugo? Secondo me no, questo qua mi sembrerà un porcaio. Eh no, invece, bello duro anche lui, i miei complimenti. Vabbè, allora, già che ci siamo. Dai. Ma non è finita qui, no? Ti piacerebbe. Oh, 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 oh. No, non era quello che volevo usare, volevo usare questo. Pronto a viaggiare, schifo di Bubbers? Vai, vai. Vai in Giappone e non tornare. E poi concludiamo il tutto in bellezza con un po' di cipuatrini goduriosi qui. Sì, perché no? Mamma di Alex, Subabow, nudi, nudi, nudi. Ale, un altro bel lavoro è stato fatto. Ma c'è di più. Facciamo crollare anche la schibi di toilet centrale, dai. Che l'avevamo tagliata, ho imparato come si fa. Vai giù, vai giù. Guarda come il mio nuovo Gianfilippo II si gestisce bene questa situazione. No, lui sì, con le ventole fa dei rumori un po' tipo... Anche lui, ma sono rumori di durezza, tipo un unno che va in battaglia, capito? Il vecchio computer Gianfilippo I, quando faceva le sventole, erano, poverino, un asino che soffre, una roba che non andava neanche bene, infatti lo butta. Cioè, poverino, soffriva, cosa dovevo fare? Lui è da tempo che attende. Ma oddio. Vabbè, l'ho rotto pochino, ma non fa nulla, non gliene importa. Ma lui è da molto che attende, Armandissimo. Lui dormiva nelle profondità della sua Germania. Mi sembra tedesco, si chiama Ratte. Sembra la parola Ratte.
Quindi può essere, non lo so. In ogni caso dormiva e ora è pronto a risorgere e a spaccare la scribidi toilet centrale. Quello è il suo obiettivo. Allora gli scriviamo una roba di denuncia, capito? Per incattivirlo. Ah, così. Ah, ancora un po'. Ah, ah. E così, no? Ah, capito, così duro, duro. Lui va durissimo. E qua pure duro, duro, duro. Ah, duro. E dietro. Pensavate che stavo facendo un pisellino? No, questo è il bersaglio, perché noi dobbiamo dargli una pedata nel sedere. Dura. Il pisellino lo facciamo davanti, perché così è più agguerrito. Alle! Chi la disegna? Cosa? Voi siete sta bravi? Bravi, fate queste cose nelle mappe mie, grazie. Cosa pensate che io sia fiero di voi quando vedo che fate queste cose? Mi viene da piangere. Dico, ma che gente, ho cresciuto io, che fanno i pisellini. Non mi spiego da dove l'avete imparati, guarda. Sicuramente a scuola, eh. Non mi parte l'Armando? Questo non è bene. Era duro. Deve essere duro anche di fatto, non solo di nome. Ah, lo vedo un po'... Arma! Beh! Duro, duro, duro e non... E non ti sposti? Questa cosa è preoccupante, Arma. Ti do un pedone? So io. Ne mettiamo uno sopra. È normale, no? Uno sopra. Armando su Armando. Beh... Va bene così, no? E poi cazzotto dietro. Questo sarà meno duro, ma ce lo facciamo andare bene. Pronto? Va bene, va bene, va bene, va bene. Ho sbagliato a mirare io, errore mio. Però è ancora buono, si può usare, lui è bello duro, eh. Basta mirare meglio, da qui, così. Pronti? Duro! Al volo, al volo, al volo. Mi lasciro! No, è troppo lontano. Tutto è allineato, ragazzi. Non c'è possibilità che vada sto... Oh. Devi sta fermo! Te devi sta fermo! Te li brucio sti pallotti! Ah, quelli prendono. Mia, è ancora più brutto di prima. L'abbiamo potenziato. Va bene, approfittiamone prima che vada tutto in fiamme, ok? Ci buttiamo il nostro bel mezzo. 3, 2, 1. Nudi, 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 vai! Perfetto! Bravo! Bravo! Siamo tutti con te. Mamma mia, che pelo che gli ha fatto. Tutta la pelata gli ha tolto. Gli ha tolto il tupè. La parrucca. Shium! Adesso l'ha fatto diventare stempiato. Poverino lo schibidino, oh, poverino. Poi tutto infiammato lui, arrabbiato. Brutti il fuoco ancora tu, Un tempo lo facevi meglio, schibidi. Poi ti sei tutto bruciato. Poverino. Mettiamogli un altro però, perché magari, capito, possiamo fare di meglio secondo me. Mettiamo qua. Così, perfetto. No, no. Mamma mia! Sta esplodendo il computer. Sta esplodendo il computer. Però guardate com'è passato bene. Gli ho fatto la sagoma tipo gatto silvestro. Mamma mia che bellezza. Guardate qui. Guarda che precisione. A volerla fa apposta non ti veniva così bene. E poi guarda come si è incagliato qua. Che spettacolo. Che spettacolo. Vabbè, che meraviglia. Comunque questo pistolone è durissimo. Riesce a bucare Armandissimo. Pazzesco, eh. Ma che bello. Ma che bel castello, Marcon di Rondello. Aspetta che finiamo il lavoro, Da rompe il computer. Rompe il computer in 3, 2, 1. Rompe il computer. No? Sta a crollare tutta la toilet. Tutta. E tu chi sei? È questo. Porca zozza. Ma cammina da solo. E che è? Questa è l'arma segreta, la ionica, contro la guerra tra schibidi toilet e cameraman. Qua se mi ci aggiungo io tiro fuori lui, Il ragno lo chiama, il ragno. Un po' così, cattivo. Che sta a fa? Sei impennato? Forse ha bisogno di una spinta. Vai il ragno! Vai! Vai! Vai di più però. Te fa fa, brutta figura. Stai cadendo. Dai! Su! Dai!
Fai quello che devi. Mamma mia, hai fatto pure schifo. Cioè, ci sono passato in mezzo. Ma che ho comprato a fare il ragno? C'è neanche uno più bello, vediamolo un po'. Magari, sai, questo qua era quello bruttino, ma adesso vi faccio vedere quello migliore. Con torretta, che fa la differenza, eh? Questo spara, eh? Bravo, a me. C'hai il nemico là. E tu, a chi spari? A me. Col mitraglino poi, no? Pi 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 fa lui. No, va bene. Cioè, dovevi essere l'arma vincente tra la guerra Skibidi Toilet Cameraman. E io sarei stato conosciuto come eroe. Colui che ha vinto la battaglia, che ha messo fine alle ostilità, no? È inciampato con la torretta. Se mi spari, se mi spari ti spacco. Ti spacco, ti butto un meteorite in testa. Ti giuro. Sparami. È abbastanza. No, non so se voleva spararmi, ma quell'oscillamento mi sembrava ostile. Beccati questo, sei un pianto per papà. Un pianto per papà. Papà non è fiero di averti. Ok, il ragno. Vai, vattene. Vai. Vai a vivere da solo, forza. Cammina. Dai. Ecco. Vai da tua madre. E poi però non è finita qui, no? No che non è finita qui. Ci abbiamo di meglio. Ovviamente ci abbiamo di meglio. Ci abbiamo questo qui. Il nostro meraviglioso TR Dozer, che ve lo ricordate? Questo qua, questo è capace di una distruzione infinita, praticamente. Di una distruzione infinita, vi mostro. Vai TR Dozer, fai bello a papà. Bravo, bravo. Secondo me abbiamo fatto abbastanza per questo giro. Quindi, ultimo Black Hole. Bello lì, pieno a romperci il computer, enorme, perché c'erano i settaggi dell'altra volta, quindi è enorme, distruggerà tutto, ma a noi va bene così. E ci salutiamo, grazie di aver guardato questo video, suggeritemi altre creature da distruggere, intanto lì sta andando avanti il tutto. E sapete cosa vi dico? Fermiamolo e andiamo a vedere quello che ha fatto. Togliamoci il dubbio, gli ha tolto tutta la parte del collo, ha lasciato solo la faccia. E anche qui, ottimo lavoro. Suggeritemi altri mostri, per oggi ci fermiamo. Lion out.